Buongiorno, anime belle tutte, a voi che ci ascoltate in diretta, a voi che ci ascolterete in differita. Siamo sabato 27 giugno, mezzogiorno e 2 minuti, e partiamo con una nuova intervista di questo percorso che stiamo ormai portando avanti da marzo-aprile, che sono queste interviste del benessere. Cos'è un'intervista del benessere? È una chiacchierata con una professionista del settore del benessere che anni fa ha scelto di dedicare la propria vita, la propria formazione al benessere proprio e affiancare gli altri nel proprio sviluppo personale a 360 gradi. E oggi siamo in compagnia di Patrizia Sette Ducati, giustamente alla settima intervista con Patrizia Sette Ducati, perché siamo coerenti. Quindi, ciao Patrizia, benvenuta. Ciao a tutti, si dice che l'universo non fa nulla per caso e mi sembra che anche qui abbiamo un bel segnale in diretta proprio. Benissimo. Patrizia, allora, l'argomento di oggi parliamo di come migliorare, evolvere il proprio stato interiore ed esteriore. Vuoi dirci intanto chi sei, cosa fai, di cosa ti occupi? Certo, beh, diciamo che la parola di cosa ti occupi forse è un po' riduttiva perché quello che è il cammino che sto seguendo, io lo sento proprio come la mia missione personale, la mia missione di vita, qualcosa che in realtà io sentivo già quando ero bambina e poi crescendo, ahimè, me ne sono un po' dimenticata, no? E quindi ho preso strade diverse che mi hanno portato a fare un lavoro approssimativamente classico, diciamo, fin quando poi a un certo punto ho sentito nuovamente la chiamata e le mie guide mi hanno detto, prendendomi per le orecchie, che dovevo cambiare completamente vita e aiutare le persone. E quindi ho iniziato questo cammino proprio aiutando le persone a trovare la propria essenza, a creare una vita piena di felicità e di pace interiore. E questo lo sto facendo soprattutto da quando ho scoperto il metodo Divine Connection, che è diventato un vero e proprio movimento che sta aiutando veramente tantissime persone. Io nella mia vita ho studiato veramente tanto perché comunque sono sempre stata interessata alla crescita personale e spirituale, è sempre stato un richiamo molto forte per me. E poi a un certo punto le mie guide mi hanno proprio detto che dovevo cambiare vita. Io prima mi occupavo, pensate un po', di moda. Facevo la designer di abbigliamento, ho lavorato anche a Parigi, da Givenchy, in grandi nomi, ma io sentivo che quello non era il mio mondo perché a me piaceva disegnare in realtà quando ero bambina, ma della moda non è che mi sia mai interessato più di tanto. Lo facevo anche bene, però era un faccio questo perché quello che sento dentro non so come realizzarlo. E poi a un certo punto sono stata proprio presa per le orecchie perché io lo sentivo dentro che quello era un cammino che non è che mi risuonasse molto, perché lo sentivo veramente un po' troppo frivola per la mia natura. Non era propriamente quello che sentivo dentro di me, e in più sentivo che mi stavo un po' tradendo, perché hai presente che quando tu senti che hai un cammino, ma non sai come realizzarlo, e allora ti adatti un pochino a quelle che sono le regole del mondo, alla fine senti che ti manca qualcosa, senti che non sei sul cammino corretto per te. E quindi in qualche modo mi sentivo proprio di tradire me stessa e di buttare un po' via la mia vita. Infatti, anche se ho lavorato per delle aziende piuttosto importanti, il mio sentire era non posso disegnare stracci per tutta la vita. E mi vedevo in là negli anni che ancora disegnavo sti straccetti, dicevo, no, non può essere vero, non può essere questa la mia vita, sento che c'è veramente qualcos'altro. E infatti a un certo punto è arrivato il richiamo e ovviamente l'ho seguito. Dopo quanto è successo? Adesso sono curioso. Dopo quanto è successo questo cambiamento? Ma allora, guarda, ti do un piccolo preambolo, no? Che, di cui mi sono resa conto non da tantissimo tempo. In realtà, scrivendo il libro, mi sono resa conto di alcune cose. Io quando ero piccola, già all'età di 4-5 anni, meditavo, ma nessuno mi aveva mai insegnato a meditare, perché i miei non meditavano. Io mi mettevo lì e facevo, mi chiudevo in me stessa, facevo tutte le mie riflessioni sul presente, passato, futuro, mi mettevo lì, ripetevo la parola adesso, adesso, adesso per ore, pensando che cosa fosse il tempo presente. Ti dico solo questo, ma me ne sono resa conto adesso, no? Quattro anni.
come si può dire, ho inserito anche questa meditazione nel libro proprio perché era una cosa che ho detto, ma cavolo, ma io facevo sta roba qua quando ero piccola, non mi ricordavo neanche più. E poi mi chiedevano cosa vuoi fare da grande, io dicevo, voglio fare qualcosa per migliorare questo mondo. Poi ti dico, a un certo punto hanno cominciato a chiedermi cosa vuoi fare da grande come lavoro? E io, ah, bisogna lavorare? Sì. Ok. Ah, non so, a me piace disegnare, dicevo, il resto delle cose che piacevano a me, non pensavo si potesse diventare un, tra virgolette, lavoro. E allora ho detto, a me piace disegnare, non so che cosa si possa fare. Mia zia mi fa, perché non fai la stilista? E cosa fa la stilista? Disegna vestiti. Disegna? Sì, va bene, faccio la stilista. Mi sono messa lì. Poi quando io mi metto lì come un torello, arrivo. Infatti ti dico, tra tutte le persone con cui ho studiato, sono stata l'unica che poi ha intrapreso seriamente questo tipo di cammino. E poi a un certo punto sono andata in una vera e propria crisi esistenziale, dove dicevo proprio, veramente io non posso vivere in questo modo, non posso vivere in questo modo, non posso vivere in questo modo. E ti dico, ero realizzata perché comunque facevo un lavoro fighissimo, tutti mi invidiavano, ero sempre in giro, Parigi, qua, là, sfilate, tutto giù, su e giù, ma ti dico, a me questa cosa non faceva sentire realizzata interiormente. Mi spiego? Cioè, nel senso che sì, apparentemente, secondo gli standard comunemente accettati, ero una persona realizzata, ma cosa diceva la mia anima? La mia anima non era felice. E a un certo punto una delle mie guide spirituali mi ha proprio detto che dovevo cambiare il cammino. E questo è accaduto, mi sembra nel 2009-2010. E quando mi ha detto che dovevo aiutare gli altri, io ti dico, avevo già fatto un sacco di studi proprio, però li avevo fatti per mio interesse personale, mai e poi mai avevo pensato di utilizzarli per aiutare gli altri, se non i familiari, eccetera, eccetera. Prima di tutto perché non mi sentivo degna. E poi, anche io ho avuto questi problemi, per cui quando ne parlo con qualcuno so bene di che cosa stiamo parlando. E poi perché non ho mai sopportato quelle situazioni in cui a livello egoico una persona faceva un corso di 2 giorni e poi diceva, io sono un coach. Dicevo, mio Dio, hai fatto un corso di 2 giorni e pretendi di aiutare gli altri. Come puoi fare una cosa del genere? Cioè tu devi essere la prima persona ad essere centrata, congruente con quello che vuoi portare agli altri. Sei una persona che fino all'altro giorno aveva un sacco di problemi e ce li hai ancora oggi, hai solo fatto un corso, non puoi cambiare completamente e decidere di aiutare gli altri quando tu stesso non sei ancora diventato quello che vuoi aiutare gli altri a diventare, ossia se stessi poi, secondo me quello è il cammino. E quindi ti dico, è stata un po' così, infatti subito c'è stata un po' di resistenza per tutta una serie di motivi, no? Anche perché ti dico, ero una professionista affermata che aveva un suo giro, tutta una serie di abitudini, eccetera, eccetera, cambiare completamente, è stata un attimo di paura. Poi sono sempre stata aiutata dalle mie guide, quindi devo dire molto fortunata perché comunque le mie guide spirituali mi hanno sempre preso un po' tra le orecchie e qualche calcetto nel sedere, mi hanno aiutata, mi hanno accompagnata alla trasformazione, al cambiamento. Quindi Volte diciamo che ti questo hanno è. fatto volare anche. A volte ti hanno fatto anche volare, dipende dall'intensità del calcio. Sì, qualche volta sì, anche perché comunque tanto non c'era possibilità di dire no, non lo faccio, ma mi convincevano. E poi io adesso lo so che quando mi dicono qualcosa lo faccio subito perché tanto hanno sempre ragione. Bene. Ma guarda, tu parli con grande nonchalance e naturalezza di le mie guide, quindi ascoltare questa voce interiore che ti arriva, poi sarebbe tutta un'altra intervista capire quando è la mente o quando siamo davvero connessi. Una frase. Vai. Lo dico in una frase. Quando tu senti qualcosa, non importante che tu senta con le orecchie, perché ci sono tanti modi di sentire, può essere anche semplicemente un'intuizione, ci sono tante modalità di sentire le nostre voci interiori, se vogliamo chiamarle in questo modo. E la prima cosa che ti arriva, che è saggia e che è utile, è vera. Quando poi c'è un'altra vocina che ti dice ma sarà vero o non sarà vero, quella è la mente, semplicemente, è il nostro ego, appunto. Il dubbio è la mente, la paura è la mente. La verità, quel qualcosa che ti apre il cuore, anche se magari ti spaventa, è la verità.
semplice, vedi? Ma mica c'è bisogno di un'altra intervista, fatto, basta. È tutto semplice, siamo noi esseri umani che complichiamo tutto, perché le cose in realtà sono veramente semplici, me lo dicono sempre le guide, guardate che è tutto semplice, siete voi che siete complicati. Così mi dicono continuamente. Senti cara, allora, questa intervista, qual è lo scopo? È quello di sapere, da appunto, come dicevo durante l'introduzione, chi sta dedicando la propria vita allo sviluppo del benessere prima personale, come dicevi tu, non posso aiutare gli altri se prima non aiuto me stesso, e poi affiancare gli altri in realtà in un processo personale, essere un po' un facilitatore di un processo personale. Mi sembra di capire che quindi il tuo modo di aiutare gli altri è attraverso le guide, attraverso questo canale, o vuoi approfondire questo discorso? Sì, beh, intanto sicuramente il canale è qualcosa che mi aiuta sempre, perché intanto mi aiuta proprio a lavorare prima di tutto su di me e poi mi aiuta con delle informazioni molto precise per aiutare le persone che a me si rivolgono. E proprio grazie anche alle guide, anzi grazie alle guide, non anche alle guide, mi è arrivato proprio qualcosa che io stavo aspettando da tantissimo tempo, perché come avevo accennato, ho studiato veramente tanto e conoscevo tantissimi, tantissimi metodi di lavoro. Il problema è che tutti i metodi che io conoscevo erano complessi, le persone non li potevano fare autonomamente. A me piace molto quando una persona, quando si rivolge a me, poi diventa autonoma, diventa indipendente, diventa forte. Non mi piace una persona che deve continuare, continuare, continuare a chiedere e ad essere dipendente, anche perché dipende sempre dal motivo per cui uno fa un cammino. Il mio motivo è quello di rendere veramente questo posto un posto migliore rispetto a quando sono arrivata. Quindi questo ovviamente si può fare quando tu rendi le persone autonome e forti. E sentivo che c'era qualcosa che doveva essere facile, semplice e anche piacevole da utilizzare. E soprattutto veloce, prima di tutto perché io stessa sono pigra. Pigra nel senso che quando una cosa è brutta, noiosa e complessa da fare, non ho voglia di farla neanch'io, quindi non vedo perché qualcun altro dovrebbe avere voglia di utilizzarla. Mi spiego? Ci sono veramente tante tecniche meravigliose, però alcune sono complicate, alcune ti richiedono di fare delle cose fastidiose. E io stessa cercavo, cercavo, cercavo e non trovavo questa soluzione. A un certo punto, la prima volta che sono venuta proprio qui in Spagna, durante la meditazione al mattino, le mie guide mi hanno detto: scrivi, quando cominciano così vuol dire che io scrivo da un'ora o due. E ho iniziato a ricevere questo metodo e hanno cominciato a farmi vedere quali erano le possibilità. Ovviamente loro ti mostrano non il futuro, ma le possibilità, perché il futuro poi siamo noi a costruirlo. Mi spiego? E quindi mi hanno fatto vedere che questo metodo era molto semplice e aiutava veramente le persone a risvegliarsi profondamente, ovviamente se lo utilizzavano, se non solo conoscerlo non serve a nulla. E mi hanno cominciato a dare i passi, me ne hanno dati uno per volta e non me li hanno dati tutti assieme. E mi hanno cominciato a dare questi passi e io veramente quando ho compreso che cosa stavo ricevendo mi sono sentita veramente benedetta, perché dicevo, oddio, finalmente è arrivato, è arrivato. E allora pian piano che arrivavano i passi, io prima di tutto li sperimentavo su di me. E poi, visto che facevo tantissime conferenze in quel periodo, facevo anche sperimentare le parti del metodo che conoscevo. E tutte le persone che provavano il metodo, magari facevamo un paio di tentativi durante la conferenza, riuscivano ad arrivare in questo stato meraviglioso che permetteva proprio alle persone di connettersi con la verità. E non era un qualcosa che io li convincevo a fare, io semplicemente guidavo il metodo e loro stesse arrivavano a questo livello di connessione con il divino, che poi è un tutt'uno, quello che noi siamo con quello che c'è attorno a noi, non è un qualcosa di diviso, ma noi siamo un tutt'uno e quello lo possono sperimentare, perché dire la parola serve fino a un certo punto, quando tu fai l'esperienza è tutta un'altra cosa. Ma cosa me ne avevi chiesto che non mi ricordo più? Io ho iniziato come una macchinetta e non mi ricordo Beh, più. già mi hai dato degli indizi, quindi mi sembra di aver capito che tu hai scritto questo libro guidata dalle guide, quindi canalizzando questo metodo. Sì, anzi, è divertente. C'è anche scritto poi nel libro questa cosa,
Ma quando ho iniziato a scrivere questo libro è stato divertente perché ero a Kuala Lumpur. E un giorno, cioè, c'era sempre stato bellissimo tempo, quel giorno lì nubifragio, cioè non potevi uscire. E una delle mie guide mi ha detto: oggi inizia a scrivere il libro. Faccio: no, cioè, io non so cosa scrivere. Scrivi del metodo. Faccio: ma io non so cosa scrivere. Mi ha detto: tu stai qua. Sono stata male quel giorno lì, mi hanno bloccato nell'appartamento e mi sono messa a scrivere il libro. Ho iniziato senza neanche sapere che cosa stessi scrivendo. E poi si è scritto. Si è scritto il libro. Mi faccio ridere perché è un po' il processo che ho vissuto anch'io in parte, i primi 3 mesi del mio libro sui Maya. E anch'io, anzi, andavo più veloce, dicevo, oh, piano, calma, sto scrivendo a mano, poi non potevo scrivere al computer perché mi partiva il mal di testa, a mano dovevo scrivere. Quindi capisco, mi viene da sorridere perché mi fai ricordare quei momenti. Senti, prima di tutto questo blocco che è successo, tu che... Come svolgevi la tua attività? Semplicemente abbiamo creato una community su Facebook, un gruppo che si è creato praticamente quasi da solo, proprio sul metodo Divine Connection, e praticamente lavoravo con le persone sia all'interno del gruppo, sia con degli eventi. Dal vivo abbiamo fatto alcuni live sul metodo Divine Connection e poi alcuni corsi più intensivi, più riservati anche qui a Malaga. E in più, una volta all'anno circa, tengo un altro tipo di percorso per le anime diamante per trovare la missione di vita. Però diciamo che il centro proprio del mio lavoro è il metodo Divine Connection proprio, che comunque svolgo, come ti ho accennato, con i live e poi attraverso il gruppo. Quindi io lavoravo già parzialmente online, a parte ovviamente gli incontri di gruppo, che quelli si fanno generalmente dal vivo. Però già tenevo alcune dirette, alcuni incontri online. Ok, e poi arriva qui in Italia, la deadline è stata l'8 marzo, quando il presidente del Conte ha detto: ragazzi, sapete che c'è di nuovo? Da domani state tutti a casa. Bene, grazie. Da voi mi sembra di aver capito che è arrivato qualche settimana dopo questo blocco. Sì, infatti prendevo un po' in giro mia mamma perché quando la sentivo mi diceva: siamo tutti chiusi in casa e dicevo: qui tutto normale, mami, tutti tranquilli, infatti in giro. Ristorante o quello che è, insomma, noi qui eravamo tutti molto più tranquilli e poi a un certo punto invece ci è toccata la stessa cosa. Ok, allora queste interviste vogliono capire, diciamo, chi c'è dietro il professionista, quindi la persona che c'è dietro il professionista. E va un po' a mettervi a nudo, sì, no? Non dietro fisicamente, ma che Giuro. è dentro di te. E allora ti chiedo, qual è stata onestamente la prima reazione che hai avuto quando questa sorte hai capito che toccava anche a voi lì in Spagna? Quindi quando vi hanno detto, oh, anche qui da domani tutti a casa. Ma intanto quando è venuta fuori questa storia non è che mi avesse convinto tantissimo, devo dire la verità, nel senso che mi sembrava che se ne facesse qualcosa di eccessivo. E visto che non eravamo nuovi a questo genere di allarmismo, per me era una cosa un pochino eccessiva. Non ti dico che non sia esistito nulla, però ti dico semplicemente che mi è sembrato subito tutto molto eccessivo. E la prima cosa che ho fatto, indipendentemente dal fatto che toccasse anche a noi o non a noi, sta chiusi in casa, perché in realtà poi c'è qualcuno dietro Ah, di te. sentivo dei sibili, dei suoni, non capivo. Ah, ok. E tanto siamo tutti ben accompagnati, no? Comunque, quando ho sentito che c'era comunque qualcosa di strano, no? Nel senso, oltre a quello che stava accadendo fisicamente nel mondo, sentivo che era un periodo un pochino di reset, mi spiego. E quindi, oltre all'incredulità e la mia sensazione che fosse tutto molto esagerato, tutto molto strano, non so come spiegartela questa cosa, ma la prima cosa che ho fatto, come faccio sempre quando c'è qualcosa che non mi convince, mi metto in connessione con le mie guide. E dico: beh, ragazzi, che si fa? Che succede? Cosa sta succedendo? E allora loro mi hanno detto: avete voluto un'occasione per
migliorare questo mondo? E adesso sta a voi fare i passi dovuti, nel senso che noi vi diamo l'occasione. Siete voi adesso che ovviamente dovete sfruttarla nel modo migliore. Ok, ho detto, va bene, e faccio, e quindi cosa devo fare io? E mi dicevano proprio questa frase, testuali parole, punta la freccia dove vuoi andare. Faccio, ma è tutto il casino che stanno facendo qua a livello politico, così? Punta la freccia dove vuoi andare, non devi fare altro. Ok, e vedevo che c'erano tutta una serie di persone, no, attorno a noi, anche sul cammino spirituale, no, che cominciavano ad occuparsi tantissimo di politica. E dicevo, ma non vorrei fare anch'io, non vorrei fare un errore, nel senso che io avevo il dubbio, no? Ma non è che magari devo fare qualcosa a quel livello, anche se ti dico io di politica non mi occupo più da quando avevo 14-15 anni, allora me ne occupavo. E dicevo, non è che devo fare qualcosa anch'io, non che mi volessi presentare alle elezioni, però insomma informarmi di più o fare qualcosa del genere. E a me continuavano a dire, no, punta la freccia dove vuoi andare. Ho detto, va bene, ho capito. E allora ho utilizzato questo periodo per dedicarmi, ho diviso la giornata in questo modo. Al mattino, dal mattino presto, secondo dell'ora in cui riuscivo a alzarmi, a volte mi alzo anche alle 4, io non tutte le mattine, però dalle 4 alle 7, diciamo, la sveglia. Non la metto, ma mi sveglio io naturalmente quando è il momento corretto. Fino all'ora di colazione ho utilizzato il tempo per meditare, per connettermi, per lavorare su di me, sulle persone del gruppo, su tutto il mondo, eccetera, eccetera, a livello energetico. Dopodiché al mattino utilizzavo il tempo per lavori creativi, quindi utilizzavo la mattinata per cose creative e poi il pomeriggio lo utilizzavo per altri tipi di attività. Mi sono dedicata molto al gruppo perché comunque in questo periodo c'erano molte persone che avevano serie difficoltà. C'erano anche alcune persone che lavoravano in ambito sanitario, quindi sono andati proprio in crisi. E quindi diciamo che abbiamo, con tutto il team Divine Connection, abbiamo utilizzato molto il tempo per aiutarli, abbiamo dato molte meditazioni, abbiamo fatto tanti lavori proprio con il gruppo, proprio per aiutarli. E devo dire che le persone si sono ricentrate, anche forse avevano proprio bisogno di sentire vicinanza di qualcuno, anche perché in questo periodo diciamo, c'è stata proprio la tendenza a separare, a dividere, mentre in realtà per noi una delle sfide era proprio quello di rimanere uniti, di connetterci proprio con l'unione, di sentirci un tutt'uno, al di là della separazione fisica. Mi riesco a spiegare? E quindi diciamo che questa è stata un po' la cosa su cui abbiamo portato molta l'attenzione. E infatti in realtà noi abbiamo lavorato molto più del solito, perché comunque oltre alle attività normali ci siamo proprio occupati proprio di tenere l'attenzione molto sul gruppo, perché il gruppo aveva proprio bisogno. E loro lo hanno molto apprezzato. Abbiamo anche fatto alcune dirette, la diretta cos'era del 5 aprile al mattino, c'era un sacco di gente, sai che abbiamo fatto anche noi la diretta, c'era questa meditazione mondiale e noi ci siamo incontrati alle 4:35 del mattino e c'era un sacco di gente proprio, non credevo che ci sarebbero state tutte quelle persone. E si vede che c'era proprio bisogno di unirsi e di lavorare tutti assieme, questo sì, questo l'abbiamo sentito molto, anche perché comunque sai, in questi periodi vengono fuori le fragilità, le difficoltà, i dubbi, e sono venuti fuori anche a me, infatti io avevo il dubbio proprio su quale fosse il mio ruolo in questa situazione, perché ho detto ok, finora io ho fatto così, ma adesso cosa devo fare? Devo cambiare qualcosa? In realtà no. E poi tra l'altro dico anche dall'Italia avevo tutta una serie di amici che mi dicevano, c'era chi cominciava veramente a occuparsi di politica pesantemente, chi mi raccontava tutta una serie di cose, in realtà quando sentivo queste persone la mia energia scendeva tantissimo e quello era proprio un segnale che ho capito dopo, io pensavo fossero le notizie ad abbassarmi l'energia, invece in realtà non erano le notizie ma era perché tutto questo mi portava fuori dal mio cammino. Quindi ti dico, il fatto di entrare in un periodo di crisi, ognuno ha il suo lavoro da fare, ciascuno di noi. La cosa importante è capire qual è il ruolo migliore per te in quel momento. Non per tutti c'è lo stesso ruolo, ciascuno di noi ha il suo cammino. L'importante è capire il proprio e rimanere centrati in quel ruolo, al di là di quelli che possono essere i propri dubbi, andare a lavorare magari su questi dubbi, anche perché i dubbi sono connessi all'ego, alla paura, a ciò che noi non siamo.
E noi diciamo che l'unico lavoro di guarigione che dobbiamo fare su di noi non è un diventare qualcun altro, ma è un diventare noi stessi. Com'è che diventiamo noi stessi? Noi diventiamo noi stessi quando lasciamo andare quello che noi non siamo. E quello che noi non siamo sono tutte le paure, tutto ciò che ci allontana dal nostro essere divino. Noi siamo esseri divini, nessuno non lo è, tutti quanti, c'è qualcuno che dice, ah io no, no, anche tu, tutti quanti lo siamo. E quando noi invece entriamo nella paura, noi ci allontaniamo da chi siamo. Noi quando entriamo nella paura diventiamo ciò che noi non siamo. E quindi la guarigione spirituale consiste semplicemente nel tornare verso noi stessi, cosa in realtà di molto semplice, ma semplicemente un qualcosa che quasi nessuno ci aiuta a fare e nessuno ci spiega come fare. Mi spiego? Wow, è tutto molto armonioso, quindi insomma hai dato un punto di vista che non si sente in giro. Ah, ok. Una prospettiva, un'idea, il perché è accaduto questa cosa con un punto di vista, diciamo, più espanso, che in giro non si sente. Quindi è tutto molto armonioso quello che hai raccontato, e c'è questa proprio unione tra professionista e persona, non c'è qualcuno dietro il professionista, tu sei tu e da come lo racconti la sensazione che non hai avuto neanche un attimo di esitazione rispetto a una cosa assolutamente imprevista, a meno che tu già non lo sapevi, se no immagino che anche per te sia stata assolutamente imprevista. Sì, e sì, imprevista anche per me, ma ti posso dire che la mia forza e anche un po' l'esperienza che ho fatto precedentemente, proprio grazie alle guide, che ormai so che quando mi dicono qualcosa è quello che devo fare. Però anch'io ovviamente in passato ho vissuto dei momenti di dubbio, quando hanno cominciato a dirmi che devo cambiare completamente vita, un attimino di scombussolamento l'ho avuto anch'io. Sai, cambiare vita a quasi 40 anni, ti dici ok, aspetta un attimo, ti manda un pochettino in ansia, in crisi. Però ti dico che in questo caso, tutte le volte che magari c'era un abbassamento di energia, semplicemente mi connettevo. E naturalmente, grazie anche al metodo, perché io poi utilizzo il metodo Divine Connection, quello che mi è andato, perché poi ho scoperto che c'è gente che insegna delle cose e poi non le usa. È una cosa molto strana. Ma tu non solo l'hai scritto, ma lo usi anche? Ma pensa a te! Okay, no, infatti c'è qualcuno che magari ha fatto dei corsi più avanzati in passato e gli ho detto, ma scusami, non usi il metodo? Ah, ma io già faccio questa roba qua. Che poi gliele ho insegnate io queste cose, ma gli dico, ma usalo, lo uso anch'io. Cioè, non è che è una roba sminuente perché è facile. Le cose devono essere facili e soprattutto ti devono portare dei risultati se non servono a niente. E perché non utilizzi le cose che servono e che sono facili? Utilizzale. Anzi, ho notato che, come dire, più la pratica più avanzi nella pratica, più sei efficace diventa facile. Assolutamente sì. Assolutamente sì, perché infatti c'è qualcuno che mi dice, guarda, c'è anche scritto sul libro, c'è una ragazza che era venuta al primo live, quando il libro non l'avevo ancora pubblicato, e una ragazza universitaria che lei era molto razionale, no, come persona. E mi diceva, no, ma io avevo dei problemi, sono qua, eravamo al live, il live dura in genere 2 giorni, quindi le persone dormono fuori almeno 1 o 2 notti, ma io ho paura, non ho mai dormito in stanza da sola. E faccio, beh, usa il metodo, lo conosci, stiamo facendo quello qua. Ah no, ma veramente troppo semplice. Ho detto, beh, lavora sul tuo pensiero che sia troppo semplice e poi lavora sull'ansia. E lei ovviamente è riuscita a dormire da sola, in pochi minuti ha risolto tutto. Wow. Quindi, sì, è tutto molto semplice. E c'è anche qualcuno che a volte mi dice, sì, ma è troppo semplice. Faccio, mettiti a testa in giù e fai lo stesso proprio. Se vuoi che cose più complicate, complicatele, ma il processo è sempre quello. Non serve fare nient'altro. È proprio facile, facile, facile. Senti, hai risposto in realtà anche all'altra domanda che avevo, perché momenti di down, cioè non siamo Dio, non siamo perfetti, siamo umani, tutti li abbiamo. E appunto volevo chiederti cosa hai fatto tu in quel momento e già in parte mi hai risposto. Mi sono connessa. Ma è la cosa che in realtà serve sempre, perché sai,
la gente cosa tende a fare? La società ci spinge un po' a questo, no? Sei in crisi, cosa fai? Vai a fare shopping, vai fuori con gli amici, vai fuori. Una frase che mi è arrivata proprio in questo periodo è stata bellissima, perché poi non gli avevo neanche dato tutta questa importanza, mi sono resa poi conto dopo di quanto fosse bella, più dentro e meno fuori. Non ho mai detto a nessuno resta a casa, perché non era una cosa politica, ma era proprio state dentro, dentro di voi, non dentro casa, che poi la casa rappresenta noi stessi in realtà, più dentro e meno fuori. Non portare l'attenzione solo a quello che accade all'esterno. Quello che accade all'esterno non è altro che il feedback di quello che tu sei, delle tue vibrazioni, di quello che tu stai manifestando, di quello che, di quelli che sono anche i tuoi punti di lavoro e di miglioramento. Sempre per tornare a chi sei, l'essere divino, e lasciare andare quelle parti che non ti appartengono, che magari ti sono state inculcate o che sono connesse alla paura, che tu non sei quelle cose lì. E quindi più dentro e meno fuori vuol dire connettiti a te stesso, ascolta le tue emozioni, ascolta, guarda che cosa c'è dentro, perché è l'unico modo per trascendere quello che sei stato fino ad ora e che non ti apparteneva. Se tu hai vissuto una vita che non ti appartiene, non serve fare cose in più, non serve fare un viaggio punto. Se vai a farti una vacanza, poi torni, sei peggio di prima, a meno che non sia un viaggio di trasformazione, ma in quel modo lo devi vivere. Non serve fare cose all'esterno, non serve riempirsi la vita di oggetti, quella è solo una fuga da noi stessi, serve connetterci con le nostre parti più profonde. E questo lo faccio anch'io, non lo dico così per dire, lo dico perché è l'unica soluzione. Se tu stesso fai hai delle emozioni e scappi da queste emozioni diventano sempre più forti perché ti rincorrono. Il fine di queste emozioni è proprio quello di farsi notare, di farti notare che c'è qualcosa che non va. Quindi se tu scappi, esse devono diventare più forti perché loro sono lì per aiutarti. Quindi quando qualcosa arriva nella tua vita, al posto che scappare, cosa fai? Devi ascoltarlo, ascoltarti. Quando tu ascolti le tue emozioni, intanto già diventano più tenui, non sono più così aggressive, perché non hanno più bisogno di attirare la tua attenzione, tu le stai ascoltando. Se tu hai paura e al posto che continuare a distrarti, rimani lì e ti ascolti, ascolti questa paura comincia a placarsi. Se tu poi ti connetti al campo di verità, che è quello che facciamo con la Divine Connection, tutto questo scompare. Perché? Perché in quel campo cosa succede? Scompare tutto quello che non è autenticità, non è verità e che tu non sei. Mentre quello che è verità diventa più forte. È un campo di verità dove tu devi solo fare esperienza alla fine. Quindi in realtà questo momento, questa chiusura, anche se è arrivata in modi magari che qualcuno può aver definito discutibili, era una grandissima metafora. Stai dentro di te, non continuare a distrarti. Tra l'altro è stata, ti ho forse accennato prima, che qui in Andalusia è stata una cosa stranissima, perché abbiamo avuto 2 mesi di pioggia, cioè in Andalusia forse piove una settimana all'anno, 2 mesi di pioggia, quindi per noi era proprio facile rimanere in casa, quindi non è stato neanche un grande problema, ma anzi, è stato proprio un portare l'attenzione. Infatti molte delle persone che sono nel gruppo, abbiamo fatto tutta una serie di lavori e molte hanno iniziato a svuotare casa, buttare via tutto quello che non serviva, a fare spazio, non a riempire i vuoti, ma a creare spazio. Lo spazio è libertà, lo spazio è verità, lo spazio è ascolto. Il riempire vuol dire mettersi le mani nelle orecchie, mettersi le mani sugli occhi, non volere ascoltare. Mi spiego? Il riempire è una fuga. Il creare spazio è mettersi in apertura proprio di quello che esiste. Quando noi ci connettiamo con noi stessi, col divino, con quel campo è il vuoto, quel campo è lo spazio, è quel nulla in cui c'è tutto. C'è tutto quello che a noi serve. Wow. Senti, e adesso cosa possiamo fare per chi si sta ascoltando, per se è uno stato magari in cui ha bisogno di tornare in uno stato di centratura o, diciamo, avere una riserva per il futuro, nel momento in cui abbia bisogno di riconnettersi, ricentrarsi, espandersi, essere presente?
Ma guarda, quello che ti posso dire, visto che una delle mie, diciamo, delle mie caratteristiche che mi riscontro naturalmente e che mi dicono anche che fa parte proprio di me, è la praticità. Io direi che ho parlato fin troppo. Secondo me potrebbe essere una buona cosa fare esperienza, visto che comunque è un qualcosa, sono dell'idea che l'esperienza è qualcosa di irrinunciabile. Molto spesso, anche se io amo leggere tantissimo, le persone mi chiedono dove posso trovare le informazioni in merito a questa tematica o per incontrare le mie guide, che libri devo leggere. Dico, ma non leggere. Allora, vuoi leggere? Leggi. Ma per incontrare le tue guide ti devi mettere lì e connetterti. Devi connetterti con te stesso, devi connetterti con quello che c'è. Non puoi sostituire l'esperienza con la conoscenza. Quindi direi, facciamo esperienza, così troviamo la conoscenza attraverso l'esperienza. Magari chiudo solo la finestra perché si sentono passare un po' le macchine e può dar fastidio, ok? Dai, va bene. Arrivo, eh? Arriva, adesso arriva. Bene, come dire, non sono d'accordo. Perfetto, sono pronto, quando vuoi. Anzi, tolgo anche il microfono così non ci sono rumori di qua. Se ogni tanto sentirete qualcosa, ma basta portare l'attenzione dove vogliamo andare. Quindi, se passa una moto, voi non ascoltate, l'ascoltate solo la mia voce che vi conduce e poi quello che accade. Ve lo dico chiaramente che tutte le persone che praticano il metodo la prima o la seconda volta entrano subito nello stato. Io sono sicura che voi sarete tra le persone che riusciranno subito a connettersi alla prima volta. Quindi semplicemente chiudete gli occhi, fate un bel respiro. Lasciate che un raggio di luce, lascia che un raggio di luce arrivi a te. Lascia che ti avvolga. E lascialo entrare dalla sommità del tuo capo. Questa luce è la luce della fonte. Lascia che riempia tutto il tuo corpo. E in qualche punto del tuo corpo sentirai una sensazione piacevole. Potrebbe essere anche in un punto molto piccolo e definito. Non è importante dove tu cominci a sentirla. È importante che tu la lasci espandere. Lasciala espandere a tutto il tuo corpo. E adesso porta l'attenzione all'interno del tuo corpo e allo spazio tutto attorno a te. E ora lascia andare tutto. Chi pensi di essere? Chi pensi di dover essere? I tuoi ruoli, il tuo lavoro, la tua casa, tutti i tuoi oggetti, tutti i tuoi averi, tutte le persone care, i nemici. Lascia andare tutti i tuoi progetti, tutto ciò che pensi di voler realizzare, tutte le tue aspettative, i tuoi sogni e anche il tuo nome. Ora non sei più niente e nessuno di definibile. Rimane esclusivamente la tua scintilla divina. E tu lasciala espandere, non devi spingere, non devi fare niente. Lei si espande naturalmente se tu glielo lasci fare. Espansione, espansione, espansione. Non chiederti come faccio ad espandere la scintilla divina. I bambini lo fanno subito perché la lasciano espandere. Fai la stessa cosa. Espansione, 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 lasciala espandere oltre la stanza in cui ti trovi, lasciala diventare sempre più grande, grande come tutta la città in cui ti trovi, la regione, lo stato, la terra, il sistema solare, la galassia e come tutto l'universo. Espansione, espansione, espansione. E ora solleva lo sguardo, sempre con gli occhi chiusi, tenendo la testa esattamente nella stessa posizione. Quindi i tuoi occhi andranno verso l'alto, il tuo sguardo si dirigerà verso l'alto.
E porta mentre tieni gli occhi verso l'alto, poi tra un po' si abbasseranno da soli, non ti preoccupare. Questo ti serve semplicemente a percepire un po' più forte quella sensazione di connessione e di espansione. Continua ad espandere, porta l'attenzione alla zona del perineo, tra il sesso e l'ano, e lascia che l'energia che si trova in questa zona si risvegli e risalga naturalmente la tua spina dorsale. Arriva alla corona, alla sommità del capo e si diffonde. Da te cominciano a partire infiniti raggi di luce che ti connettono con tutto ciò che esiste. E ripeti, io sono te, rivolta alla fonte. Io sono te, tu sei me, noi siamo l'uno. E ora sei in uno stato di connessione con il tutto, quello che noi chiamiamo divine state. Tutte le volte che farai questo processo diventerà sempre più forte. E adesso se dovessi avere qualche pensiero, qualche sensazione non positiva, non piacevole, semplicemente lascia che anch'essa si espanda, così come hai fatto con la tua scintilla divina. Espansione, espansione, espansione. Qualsiasi cosa puoi espandere, se hai dei figli o delle persone che ami, espandi anche l'amore per loro. Puoi espandere anche tutto assieme. Sia le cose di cui hai piacere liberarti, sia le cose che hai piacere che diventino ancora più forti. Tanto è l'energia divina che fa il lavoro. Tu semplicemente porti l'attenzione e permetti che il processo avvenga. Puoi utilizzare questo metodo sia per centrarti, sia per lasciare andare emozioni che non ti fanno star bene, blocchi, limiti, sia per renderti congruente con una vita felice, piena di pace e gioiosa. Espansione, espansione, espansione. Questa d'ora in poi sarà la tua parola d'ordine che ti aiuterà con grande facilità a ritornare in questo stato. Se desidererai rifare questo lavoro, utilizzare il metodo, potresti arrivare ad entrare in questo stato in pochissimi secondi. Espansione, espansione, espansione. E la cosa bella è che man mano che tu ti permetti di utilizzarlo, puoi anche farlo con gli occhi aperti e mantenere questo stato divino anche con gli occhi aperti. E ora puoi aprire i tuoi occhi e vedrai che potrai sentire la stessa sensazione. Come stai, Christian? Sei diventato tutto rosso. Sono diventato rosso, pianto, sbadigliato. Vabbè, insomma, ha funzionato. Funziona, sì, ma anche perché non l'ho inventato io, mi è stato dato dalle guide che mi hanno dato questo metodo e funziona. Non mi posso neanche prendere il merito, ma funziona veramente molto bene. Infatti, l'ho provato sul campo in una situazione proprio di crisi, perché c'erano delle persone che sono venute qui a fare un intensivo per poche persone a Malaga ed eravamo in una cabinovia e una di queste ragazze che era con me in cabina è andata in attacco di panico. E quindi mi ha detto: Patrizia, Patrizia, ho un attacco di panico.
soffro l'altezza. Non eravamo ancora quasi partiti, eravamo a 1 metro da terra. Ho detto, eh beh, cara Sonia, posso anche dire il suo nome, tanto c'è anche la sua testimonianza sul libro. Sappi che io tra 5 minuti mi metto a saltare in cabina. Quindi tu stamattina hai imparato il metodo, utilizzalo, perché sai che io mantengo la parola. Sono passati circa 5 minuti e mi sono messa, ovviamente, perché sai che io mantengo la parola, no? Quindi mi sono messa a saltare in cabina e lei ha detto, Patrizia, guarda, non è passato del tutto, ma sto bene. Dopo qualche mese è venuta live dichiarando di volersi buttare col paracadute. Ho detto, ok, io non mi butterei lo stesso, ma va bene, vuol dire che ha funzionato su di te. Quindi, e lì ti dico, l'abbiamo provata perché non l'avevo ancora provato in quelle situazioni, però diciamo che è andata molto bene. È Wow. andata molto bene. Tu sei ancora più di là che di qua, devi ancora tornare, Chris. Ma, beh, guarda, è stato strano, non è la prima volta che la provo questa tecnica, che l'applico, e questa volta è successa una cosa strana, per cui mentre c'era un'espansione, c'era anche andavo dentro di me e l'universo, cioè non andavo fuori, andavo dentro nell'universo. Era strano, sia fuori che dentro in realtà. Sì, perché noi siamo parte di tutta quella roba lì. Quando noi facciamo l'espansione, è una connessione totale, noi diventiamo il divino che siamo in realtà. Quindi è chiaro quello che è successo. E quindi in realtà poi ti ho detto, non sei ancora tornato, non bisogna tornare, anzi, più siamo in quello stato, quando facciamo la vita di tutti i giorni, è meglio viviamo, perché quello è uno stato di verità. Quando noi siamo in quello stato, tante cose che normalmente ci potrebbero spaventare non ci fanno più paura, perché sappiamo che sono illusione. Viviamo proprio la vita in un'altra modalità. Io stessa qualche volta mi faccio magari prendere dalle illusioni terrene, poi mi connetto e tutto cambia completamente. Bello, bello da applicare, e adesso che lo sappiamo, nel caso mai dovesse tornare ancora questo gioco politico di tutti a casa, beh, sappiamo come fare per rimanere centrati. Abbiamo una modalità in più oggi, importante. Sì, poi comunque più che solo per questa situazione, adesso diciamo che questa è stata un'occasione, ma diciamo che è un qualcosa che utilizzato sempre trasforma veramente l'esistenza, perché tu percepisci proprio te stesso e la vita in un altro modo. Comprendi molto meglio, senza che te lo debba dire nessuno, che questa è la cosa più bella, che cosa è reale e che cosa è illusione, che cosa è vero e che cosa non è vero. Che cosa fa parte di ciò che è importante e ciò che non lo è. Ti rende più capace di discernere, ma attraverso un filtro di verità e non attraverso qualcosa che ti è stato detto dall'esterno. Quindi questo ti rende molto più forte. Beh, con una modalità così semplice mi viene da dire che anche chi è scettico e gli dici vabbè, prova, e si rifiuta è perché c'è una paura dietro, perché non c'è. Sì, guarda, perché comunque, anzi, io adoro gli scettici perché io stessa faccio parte di, nonostante io sin da piccola abbia avuto sempre contatti con guide e diciamo che non ho proprio vissuto come una bambina comune, devo dirti che io sono sempre stata scettica, quindi fa parte proprio del mio credo, prima provo una cosa e poi ci credo. Quindi io adoro gli scettici perché comunque anche il fatto di non credo a tutto, ma prima sperimento e poi se funziona. Ok, e anche a volte un bel modo per selezionare, no, le cose. Sì. Beh, guarda, io ho fatto il processo inverso, adesso sono un po' più su questa modalità, ma prima era, ci credo proprio semplicemente perché me lo dici, sperimento e se non funziona, dopo dico no, non ha funzionato. Io andavo da sinistra a destra, diciamo. Ok. Se lo scettico va da destra a sinistra, il credulone, se vogliamo, va da sinistra a destra, ma poi l'importante è che ci sia la sperimentazione. Con destra e sinistra mi hai confusa, comunque. Beh, insomma, una Sì, parte dall'altra, no? ma ad esempio per le persone ho questa modalità, nel senso che quando qualcuno mi dice qualcosa per me è vera. Per i metodi o per le cose un po' magiche, prima le devo sperimentare. Vabbè, stanno dicendo la stessa cosa, come dire, che tu parta da uno stato di
nel momento in cui, cioè, credo in quello che mi dici e poi sperimento per vedere se è vero, oppure no, non ci credo, sperimento per vedere se è vero, l'importante è sperimentare. Ma sì, assolutamente, poi alla fine la verità la scopriamo anche noi, se ci permettiamo ovviamente attraverso l'apertura di vedere una cosa per quello che è, perché poi ci sono le persone invece che affrontano in modo devo dimostrare che tu stai sbagliando, e allora quello è ancora un'altra cosa, che quello ovviamente non dà possibilità a qualcosa di aiutarti, no? È come dire, fai il miracolo così vediamo se avviene, però sei tu che lo devi fare, no, non può essere così, tu devi essere aperto a un miracolo, a una magia, a un qualcosa di bello che possa accadere nella tua vita, e questa può accadere, tu devi aprirti a questa possibilità, perché altrimenti non può avvenire niente. Assolutamente. Detto poi alle 12.52, 52 il numero delle Pleiadi, è proprio... Va bene, cara. Senti, c'è qualcosa che vuoi proporre, che ci sta ascoltando, che vuoi offrire, che vuoi dedicare? Ah, sì, ho pensato di una cosina, ho pensato a una cosa molto carina, penso, che vi potrà far piacere. E, avete la possibilità, abbiamo deciso di riservarvi la possibilità di ricevere in regalo, fronte spese di spedizione, il libro Divine Connection, questo qua. Vedete, questa signora? Quale? Sei tu? Oh, io sì, sono solo un po' più pettinata. Hai anche lo stesso vestito, sembra. No, però sono rossa, vedi? Ok. No, ho lo stesso vestito. Fronte spese di spedizione. Tra l'altro, una cosa molto bella è che all'interno troverete anche il link, perché ci sono tutta una serie di contenuti gratuiti molto belli che hanno un valore di circa 300 euro che potete avere gratuitamente. All'interno c'è un'area riservata. Non guardate nel libro per cercare l'area riservata, c'è un link a cui vi reservate. No, perché te lo dico così perché qualcuno mi ha detto: ho il libro, ma non trovo l'area riservata. Ma non è dentro il libro l'area riservata, devi accedere a un link che c'è tutti i fine capitolo, c'è scritto per accedere all'area riservata, vai qui, tu ti registri e all'interno trovi l'audiolibro per i pigroni, perché ci sono anche quelli che non amano leggere, ho scoperto. Ci sono una serie di meditazioni, non mi ricordo più se sono 6 o 9, non me lo ricordo a memoria, se registrate che potete fare direttamente. Ci sono anche delle schede di approfondimento e dei video proprio che vi insegneranno tutta una serie di cose, tra cui l'esercizio di connessione con il cuore, che vi aiuta proprio a discernere, a vedere che cosa va bene per voi, che cosa non va bene per voi. E poi all'interno trovate tutto il metodo di Divine Connection. Quindi potete utilizzarlo. Direi che penso che possa essere un bel regalo. E metto il link in chat, sì. Poi cioè, penso che qualcuno del team abbia fatto anche il live. Io non sono capace a farlo, poi non troppa roba adesso. Allora, aspettate che vi metto il link in chat. Il link dove si può... Sì, questa promozione. Voi entrate lì, praticamente date semplicemente il contributo delle spese di spedizione. Questo libro su Amazon, a parte che è diventato bestseller il primo giorno. Il primo giorno sono stati scaricati in ebook 2749 copie, adesso siamo a circa 5000. Wow! Sì, è una roba enorme, tenendo conto che è un libro di crescita personale e spirituale, una roba, cioè, non è Harry Potter. Beh, vedete qui, questo è il prezzo a cui è venduto su Amazon, in più ci sono le spese di spedizione. Noi questa parte qui l'abbiamo tolta e ci sono solo le spese di spedizione. Non siamo una multinazionale per cui possiamo regalare completamente, pagare tutto, ma diciamo che almeno la parte che è connessa al libro noi ve la diamo volentieri. Quindi andando però su questo link che hai messo, divineconnection.it/book2020 trattino Cristo. Abbiamo messo anche il tuo nome. Questo è il mio nome, grazie. Abbiamo messo il tuo nome così almeno le persone sanno che quello è il link è corretto. Ah, ok, bene. Ok, così almeno se voi andate lì potete ordinarlo, vi arriva entro qualche giorno, giusto il tempo di organizzare la spedizione. E poi ovviamente fateci sapere come l'avete trovato. Bello, ma è un bellissimo regalo. Adesso ne prendo uno anch'io perché io non ce l'ho. Vabbè, ma
te te lo mando io, dai. Comunque, mi raccomando, vi dico un segreto, un segreto che è incluso anche nel libro, che il metodo funziona solo se lo utilizzate. Non basta tenere il libro sul comodino, eh. Ah no, non è quello che magicamente fa le cose tenendo... Non è la bella energia. Nel contempo il metodo bisogna utilizzarlo. Sapete, anche prima abbiamo accennato, non è che si può delegare a qualcun altro di fare il lavoro per noi, siamo proprio noi che lo dobbiamo fare. Poi qualcun altro ci può aiutare. Infatti io aiuto le persone, ma non sono io che faccio il miracolo. Il miracolo lo fa ciascuna delle persone che decide di lavorare su di sé. E questo è molto bello perché ci dà tanto potere. Non è più un dare il potere fuori, ma il prenderselo dentro. E fa sempre parte di tutto quello che stiamo imparando in questo periodo, penso, no? Su questo assolutamente, sono assolutamente d'accordo. Poi si potrebbero fare dei ragionamenti che ci prenderebbero altra mezz'ora. Comunque, ho sintetizzato perfettamente quello che io ritengo essere, diciamo, un cammino di evoluzione, realmente di evoluzione. Perché sì. Se anche funziona, però come dire, il prezzo da pagare è che io devo delegare il mio potere a qualcun altro, cioè, siamo ancora ingabbiati. Sì, perché l'evoluzione non è sto bene adesso, cioè non è lo stare un po' meglio o lo stare comodi in una situazione. L'evoluzione è andare verso la nostra parte migliore, esprimere quello che siamo veramente. E a volte passa anche attraverso purtroppo la sofferenza. Più siamo testoni e più non ascoltiamo i segnali della vita che ci dicono che magari c'è qualcosa da migliorare, c'è qualcosa da lasciare andare, c'è qualcosa che non è giusto per noi, e più ovviamente questi segnali diventano forti. Ma se noi ci permettiamo di ascoltarli e di prenderci in mano il nostro potere, che vuol dire anche chiedere aiuto, ma un conto è chiedere aiuto a qualcuno, un conto è delegare agli altri. Se qualcuno vi dice: io ti guarirò, non ci credere, ti prego, ti sta prendendo per i fondelli. Nessuno ti può guarire da niente. Stiamo parlando spiritualmente, eh? Poi vabbè, il discorso sarebbe lungo, ma se tu dici: ok, ho ricevuto, sento che devo fare qualcosa per me, sento dei messaggi che mi dicono, non so, che devo partire per il Tibet, oppure ti è arrivato il libro, oppure ti è arrivato un segnale che quella persona in qualche modo ti può dare l'input, ti può aiutare, allora lì puoi aprire le orecchie, tenere aperto il cuore, ascoltare la vita e andare in quella direzione, perché quella direzione sicuramente ha qualcosa da darti se ti è arrivato un segnale. Ma un conto è quello, un conto è ascoltare, un conto è chiedere aiuto, un conto è delegare il potere a qualcun altro. Quello non è evoluzione. Ottimo. Ottimo, Patrizia, grazie. È stato bellissimo stare con te quest'ora insieme, in questo sabato pomeriggio, questo sabato mattina, d'estate. C'è qualcos'altro che vuoi dire, proprio come battuta finale, un saluto, qualcosa prima di salutarci? Sì, posso dirvi questo, che ricordiamoci che noi siamo ignoranti. Anch'io sono ignorante, anzi, la nostra più grande saggezza e consapevolezza di essere ignoranti proprio ci aiuta a crescere, perché quando noi ci mettiamo nello stato di consapevolezza della nostra ignoranza, che vuol dire: io non so che cosa è bene per me, quello ci permette di aprirci delle strade miracolose, bellissime, di cui non sappiamo neanche l'esistenza. Quando noi invece attraverso il nostro ego vogliamo controllare tutto, probabilmente ci stiamo limitando, perché l'universo ha dei piani per noi meravigliosi che noi non conosciamo, e questi possono avvenire, l'universo ci può aiutare solo se noi ci mettiamo nello stato di: aiutami a comprendere che cosa è il bene supremo per me, perché io non lo conosco. Quando noi permettiamo a queste cose di accadere e lasciamo andare la paura che ci porta a controllare tutto, allora i miracoli possono veramente avvenire e ci sentiamo veramente in pace. E in questo vi può sicuramente aiutare la Divine Connection, perché vi aiuta a mollare tutte le prese e il bisogno di controllare tutto, che non serve a nulla. Quindi il mio invito è proprio quello. Ogni tanto mettetevi proprio lì, cercate
Centratevi un secondo e dite proprio: universo, mi arrendo, non so nulla, aiutami, aiutami ad aprire il cuore, ad aprirmi alle migliori strade che tu stai cercando di mostrarmi. Quindi questo è il mio suggerimento, perché solo in questo modo noi permettiamo alla magia di entrare nella nostra vita. Attraverso il controllo non facciamo nulla di buono. E con questo io vi auguro veramente un cammino bellissimo, di grande gioia, di grande pace, di grande apertura del cuore e soprattutto di contatto profondo con voi stessi, con noi stessi, con il tutt'uno che noi siamo tutti quanti. Perché quella è la strada che l'universo sta cercando di mostrarci. E ricordiamoci ancora un'altra cosa, che la spiritualità non è mettersi lì su una montagna e meditare tutto il giorno. La spiritualità è vivere questa vita nel migliore dei modi. E tutto quello che noi stiamo facendo nella nostra vita deve avere proprio il fine di migliorare la nostra vita, nel modo in cui stavo cercando appunto di trasmettervi poc'anzi, arrendendoci proprio alle strade migliori che l'universo sta cercando di mostrarci. Quindi io con questo vi auguro veramente di aprirvi a tutto questo e di vivere una vita stupenda, meravigliosa, felice, piena di pace. Wow, l'ultima cosa, dove ti possono trovare? Dove mi possono trovare? Beh, il nostro sito è info@divineconnection.one, vi potete registrare lì, e poi soprattutto nel gruppo Facebook Divine Connection. Potete fare la richiesta, lasciare la mail, rispondere alle domande e poi vi verrà dato l'accesso al gruppo. Comunque ricordatevi il libro, perché il libro è veramente qualcosa che vi aiuta tantissimo, perché ci sono tanti strumenti veramente utili. Ottimo. Ok. Bene, io ti ricordo invece che trovi questa intervista su facebook.com/CristianMilone81, Christian senza l'H, scritta all'italiana. E se vuoi essere informato, informata sulle prossime interviste, per esempio la prossima sarà Simona Savino, che è una costellatrice, insegnante di costellazioni, che per esempio ha parlato col virus, quindi le costellazioni sono un metodo per dare forma e voce a qualsiasi cosa. E ha fatto questa costellazione di recente proprio interrogando, parlando, mettendo in campo il virus, il Covid e la situazione. E quindi ci dirà qualcosa su questo tema la prossima volta. Quindi queste interviste le trovi su Facebook oppure per essere aggiornata su christianmilone.com. Puoi scaricare l'ebook omaggio e quindi verrete aggiornati, verrà aggiornato sulle prossime interviste. Quindi grazie tanto Patrizia di essere stata qui con noi oggi e buona giornata e alla prossima. Buona giornata a tutti. Ciao!